Si è svolto oggi presso l'Aula Tumidei di Palazzo Corradini l'incontro con l'ambasciatore indonesiano in Roma. Fulcro dell'iniziativa l'approfondimento della cultura indonesiana e la cooperazione culturale con il nostro paese. I'm very much impressed by the city of Ravenna. To me, sono rimasto molto impressionato dalla città di Ravenna, una città che ha anche un museo a cielo aperto. Per questo motivo concordo che lo studio della vostra eredità culturale è molto importante. 8 monumenti sotto la protezione dell'UNESCO. Ravenna è troppo importante per tutti noi, bisogna venire a visitarla. Ravenna, candidata come capitale europea per il 2019, conosceva la città e le sue bellezze. I think since Ravenna is a historical city with old buildings and... Penso che il centro di Ravenna, la sua città storica, dove ci sono tutti i monumenti ed altri edifici importanti, sia una preziosa eredità per tutti noi. Ravenna per me è il posto più bello dove studiare, per i nostri studenti sarebbe magnifico venire qui. Per questo sono un forte sostenitore della candidatura a capitale europea della cultura di Ravenna. Good for our students to come to Ravenna. That's why I'm strongly supported Ravenna. La giornata è proseguita poi a Palazzo Verdi, dove è stata presentata la mostra Inda, volti e impressioni dell'Indonesia, realizzata da Roberto Costa. Allora, questa iniziativa nasce da un'esperienza di studio sull'arte e la cultura indonesiana. Lo scorso anno sono stato il vincitore di questa borsa di studio che si chiama BSPI e in qualità possiamo definire di ambasciatore per l'Italia in Indonesia. Erano coinvolti altri 45 paesi e abbiamo trascorso questi 4 mesi tra formazione sulla musica e formazione di danza. E quindi questa mostra scaturisce proprio da questo periodo di soggiorno in Indonesia, che è stata un'esperienza oltre interessante dal punto di vista culturale stesso, molto importante per quanto riguarda un'esperienza di vita, ecco, la definire un'esperienza veramente di vita. In qualche modo, ecco, si vogliono ritracciare attraverso queste fotografie, condividendole qui in ambito universitario, alcuni momenti, alcuni sguardi, anche un po' più impalpabili, diciamo, dell'Indonesia stessa. Quindi le fotografie si basano molto sulle persone, sui volti, sulle atmosfere. Ecco, quindi questa mostra non si occuperà tanto di una visione macroscopica dell'Indonesia con paesaggi e panorami che forse già nella nostra mente abbiamo, ma più che altro si fissa sui particolari. Anche perché l'università deve essere un luogo di creatività, ecco, questo secondo me in qualche modo è da sottolineare, cioè vuole essere un po'... posso definire uno sprone per tutti, anche i ragazzi, di aver coraggio, di proporsi. Questa iniziativa alla fine a livello istituzionale è nata con una lettera inviata all'ambasciatore. L'ambasciatore ha risposto positivamente e da qui è incominciato, diciamo, questo viaggio organizzativo che ha portato poi ad una giornata in cui si sono affrontati diversi aspetti dell'Indonesia. Abbiamo avuto la poesia indonesiana, la danza, come anche un seminario sulla cooperazione culturale tra i due paesi. Quindi quello che in qualche modo vuole anche suggerire la mostra, non solamente un messaggio, diciamo, estetico, un messaggio artistico, ma anche oserei dire un messaggio di coraggio e quindi di buttarsi, di proporre, perché questo deve essere l'università, il luogo universitario deve pullulare, deve essere un luogo, una fucina di idee. Nicola Mariani per Ravenna Web TV.